Senti, oggi è una partita che è iniziata bene contro un avversario sicuramente superiore, poi che cosa non ha funzionato alla lunga? Noi sinceramente ce lo aspettavamo, che aspettavamo una partita difficile, perché sappiamo che loro hanno un potenziale in battute di un attacco che è notevole. Dovevamo avere tanta pazienza, cercare di contenere i loro battitori migliori. Effettivamente è stato molto difficile, seppur provando, però ci siamo insomma disuniti e non siamo riusciti ad andare avanti nonostante una buona partenza sia nel primo che nel terzo set. Complimenti a loro, perché oggi non si può dire altro. Spero che dalla prossima partita riusciamo, anche se in un campo ancora più difficile come quello di Modena, a trovare quella continuità che oggi non c'è stata. Su cosa si può e si deve lavorare da domani in palestra per migliorare? Si deve sempre lavorare. Secondo me anche chi è primo in classifica deve ancora lavorare sempre su qualcosa. Qualcosa c'è sempre da migliorare. Noi abbiamo tanto da migliorare, quindi noi dobbiamo lavorare ancora di più. Ed è quello che stiamo facendo, perché non molliamo mai. Anche se i risultati ora non sono dalla nostra parte, ma vi garantisco che non si molla un centimetro, né in allenamento, né a livello di atteggiamento. E prima o poi i risultati arriveranno.